Presentazione della stagione 24-25 dei Dolphins Basket Riccione al Podere Bianchi di Coriano. La prima squadra milita in Divisione Regionale 1, la vecchia Serie D, ed è allenata da Maurizio Ferro, ormai un'istituzione per il club del presidente Stefano Barosi. Qualche new entry invece a livello dirigenziale. Ci sono delle novità a livello societario, abbiamo inserito due figure importanti come il direttore generale Gianluca Muccioli, che si occupa un po' dell'organizzazione e il rapporto con gli sponsor. Un altro personaggio è Claudio Frigerio, che si occupa del marketing e della comunicazione. Il nostro, diciamo, intento è arrivare a formare un gruppo di dirigenti di almeno 10-12 persone con i diversi ruoli, diverse mansioni, per far sì che la società stia in piedi da sola e sia organizzata. Riccione ha una grande tradizione di basket, ultimamente anche complice la mancanza di strutture, che adesso abbiamo, il problema è stato risolto, diciamo, con due nuove palestre, di cui una molto bella che verrà realizzata entro 2 anni. Abbiamo la possibilità di dare nuovamente impulso all'attività, partendo da settore mini basket e tutto il settore giovanile nel complesso. Ci siamo dati l'obiettivo di impegnarci tutti quanti per provare a sviluppare nuovamente questo progetto, per portare Riccione e il territorio riccionese ai livelli che occupava solo qualche anno or sono. Insomma. Il miglioramento dei nostri giovani è sempre un obiettivo primario. Per quanto riguarda il risultato di squadra, arrivare nella pur promozione, che vorrebbe dire arrivare nei primi 5, il girone da 11, quindi i primi 5. Se arrivi nelle prime 5, dopo inevitabilmente sogni di arrivare ai playoff, che poi è il traguardo difficile, ma dopo ci speri. Un gruppo giovane e che dà sempre il 100%. Siamo una squadra che ci alleniamo bene, soprattutto grazie a Maurizio, che cerca di motivarci sempre, sempre, tutti i giorni, tutti gli allenamenti, e siamo un bel gruppo. Due, tre senior con tutti i giovani interessanti.